Bentornati su meteogiuliacci.it, domenica 10 novembre, giornata di transizione tra due perturbazioni atlantiche, fotografate chiaramente dall'immagine del satellite virtuale, la numero 4 di novembre che vediamo all'estremo sud ormai in allontanamento e la numero 5 invece in arrivo, che vediamo ricoprire il centro-nord, dove porterà una nuova fase di maltempo per poi scivolare lunedì anche al sud. Vediamo allora la previsione per domenica. Nevicate sulle Alpi inizialmente al di sopra dei 1.300-1.500 metri, ma che a fine giornata scenderanno fino agli 800-1.000 metri. Tendenza a schiarite sulle regioni di nord-ovest, ancora nuvole e piogge sparse invece al nord-est, ma le piogge più diffuse interesseranno soprattutto le regioni centrali, la Campania e la Sardegna. Poi in serata rovesci temporali tenderanno a raggiungere anche le coste tirreniche meridionali. Inoltre soffieranno forti venti sui mari di Ponente che risulteranno mossi o agitati con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Per quanto riguarda le temperature, saranno stazionarie al nord con massime comprese tra 13 e 18 gradi, in lieve calo invece al centro-sud con massime tra 15 e 20 gradi al centro, tra 18 e 22 al sud e sulle due isole maggiori con qualche punta di 24 solo in Sicilia, ma sarà soprattutto nella giornata di lunedì che avvertiremo questo calo termico in tutta Italia, più sensibile al centro-sud, con temperature che torneranno ovunque in linea con le medie stagionali o addirittura leggermente al di sotto. Maggiori dettagli e continui aggiornamenti sul nostro sito meteogiuliacci.it.